Non è più il momento delle polemiche e del malcontento per via della sede di gioco e dei cambi di rotta sulla disputa o meno di questo spareggio. Ora è solo e soltanto il momento del campo. Stadio Iacovone di Taranto, fischio d'inizio previsto alle ore 15.30. Barletta e Martina si sfidano nella gara secca che mette in palio la promozione in Serie D. Una di fronte all'altra dunque le regine dei due gironi di eccellenza. Chi la spunterà sulla distanza dei 90 minuti, eventualmente 120 o forse addirittura ai rigori, può far festa già nel tardo pomeriggio di domani. Sì, non vediamo l'ora anche noi che arrivi domenica, perché è un percorso che va avanti dal 9 agosto, abbiamo fatto di tutto per arrivare a questa partita e finalmente ci siamo. Nonostante tutto il percorso che abbiamo fatto, a tratti veramente fantastico, perché non era facile stare da tutte e due le competizioni, arrivare in fondo a tutte e due le competizioni, e siamo ancora arrabbiati perché, come hai detto tu, abbiamo ancora vinto niente, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo e cercare di centrare l'obiettivo, lo più vicino a domenica, quindi cerchiamo di vincere la partita e portare il Barletta in Serie B. Finalmente si gioca dopo tutte le barzellette varie che cui abbiamo assistito, quindi d'altronde volevamo giocare, così è più bello così, ce la giochiamo sul campo ed è giusto che sia o il Martino e il Barletta, insomma, conquisti sul campo la vittoria dell'eccellenza, perché poi in palio c'è questo e soprattutto poi la Serie D, che penso sia l'obiettivo che entrambi meritiamo, ma che purtroppo domenica solo una riuscirà ad ottenere. La squadra ha lavorato bene, non nulla da dire, anche qualche infortunato l'abbiamo recuperato, non al 100%, però cercheremo di mettere in campo la migliore squadra possibile per poter fronteggiare una squadra forte come Barletta. Le due squadre si conoscono bene, si rispettano a vicenda, hanno partecipato a raggruppamenti differenti nella stagione regolare di eccellenza Barletta e Martina, ma si sono già affrontate in questa annata agonistica due volte nella doppia finale della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti. L'hanno spuntata nell'occasione i biancorossi di Francesco Farina, che sabato prossimo giocheranno poi la finalissima nazionale di Coppa a Rieti contro il Salso Maggiore. Sicuramente sarà una partita molto tosta, perché loro sono un'ottima squadra, l'hanno fatto vedere il percorso che hanno fatto nel girone B, che è stato quasi come il nostro, quindi sarà una vera battaglia sportiva, che poi, diciamo, si parla di battaglia sportiva e che finisca lì, perché tutto quello che sento in questi giorni di fuori, chiudiamola un attimo, perché se viva lo sport, viva il calcio, che sia una bella partita e che vinca meglio. Sappiamo di non dover sbagliare quasi nulla per battere il Barletta, per vincere queste partite. Vince sempre la squadra che incide di più, che sbaglia meno, e quindi l'obiettivo nostro è quello, non ripetere determinati errori. Barletta aspetta questa gara da 7 anni, non è una partita qualsiasi, soprattutto per un barlettano come Massimo Polidori. Aver riacceso questo entusiasmo che si respira in città è sicuramente la sensazione più bella di tutte, che va oltre poi l'aspetto economico, l'aspetto della carriera. Era quello che puntavo a fare, diciamo, con tutti i miei compagni, con lo staff, con la società. E adesso siamo lì, siamo un passo dall'obiettivo, che questa città ci sta facendo sentire il proprio calore, quindi tutti quanti concentrati per raggiungere questo obiettivo. Il Martina si presenta a questo spareggio con una freccia in più per il proprio attacco. Antonio Picci, reduce dalla lunga squalifica. Il ragazzo si allena con noi da un mesetto abbondante, quindi ha avuto qualche problemino, perché giustamente è fermo da un anno e mezzo, però sicuramente siamo riusciti a recuperarlo e potrà dare un suo contributo. Ce lo auguriamo, un giocatore di personalità, un giocatore probabilmente che ha un'esperienza che forse un pochettino ci manca in alcune situazioni.